Il primo che vi pongo riguarda uno dei primi segmenti, o comunque il primo match, che è questo qui. Dominic che fa, diciamo, violenza psicologica sul padre, che sa che il padre non lo colpirà mai e che quindi usa la propria presenza per influenzare il match che c'è in corso tra Rey Mysterio e AJ Styles e il Judgment Day. Allora, io quindi chiedo al buon Finn cosa ne pensa di ciò e secondo lui che cosa, a cosa condurrà questo, come influenzerà la quick match tra Edge e Finn Balor, il leader del Judgment Day? Allora, intanto confermo l'impressione che ho avuto lunedì scorso e quindi ribadisco dopo questo lunedì, ci sono sguardi e occhi diversi in Dominic, finalmente. Io inizio a vedere un Dominic diverso, probabilmente questo tipo di allineamento e questo tipo di personaggio gli esce più naturale e quindi riesce a trasmettere qualcosa di più che nei primi 2 anni. A me personalmente non era arrivato praticamente niente. In 2 settimane sto iniziando a rivalutare Dominic dal punto di vista interpretativo. Quindi questo è sicuramente una cosa buona. Tra l'altro ci è andato giù il peso nel promo perché nel parlare del padre di Ray ha detto che se tutta la vita che sei un bugiardo, tu non ti riconosco come mio padre. Io la famiglia l'ho trovata qui, ora che sono nei Judgment Day. E insomma, vista la storia anche passata di Dominic, ai tempi, senza tornare a Eddie, comunque la storia del padre di Dominic è abbastanza tormentata, l'ha tirata fuori anche ieri sera, pur velatamente, però le accuse ci sono. Dove si arriva per il Fight Pit? Allora, il Fight Pit è un match molto particolare, quindi teoricamente non dovrebbero esserci intromissioni. Cioè, nel senso, è un uno contro Aspetta, uno. oh. Ehi. Cosa rispondi? A Come? cosa rispondi? Mi ha chiesto come si può arrivare da questa scena fino al match di Edge contro Finn Balor. Ah, no, senti, hai detto Fight Pit, Sì, è un I quit, scusami, è un I quit. eh? Ma questo, ragazzi, Per c'ha chi non capisce. l'età, questo è bruciatissimo. Vabbè, scusatemi. Che c'è due fight pit e un high quit, ho fatto confusione. Quindi no, niente, si arriva all'high quit, in questo caso sì, le intromissioni ce ne sono una marea. Scusatemi, ma ho fatto un attimo di confusione. Vabbè, ma dai, sei un boomer. Giocati la carta boomer. Sì, sono un boomer, dai, in effetti sono il boomer del gruppo. Però vabbè, dai, ero partito sul discorso che sul fight pit non ci sono intromissioni, ovviamente sbagliando perché è un high quit, è stato un lapsus, visto che ce ne sono tre match, c'è cioè un high quit e due fight pit. E in questo caso ovviamente le intromissioni saranno probabilmente molteplici. Dove si arriva? Dove si arriva che c'è un turning point importante, che è quello di AJ Styles, che ieri sera è successo, dove AJ Styles a un certo punto, per colpa delle intromissioni, delle distrazioni, robe varie, si trova solo sul ring, viene sconfitto, quindi alla fine è lui che riceve il pin e quando Ray va sul ring per dargli sostegno morale del tipo guarda, ti avrei voluto aiutare, ma me l'hanno impedito. Dice Styles la prende a malo modo, reagisce di stizza, scaraventa a terra Ray, che a quel punto stizzito si toglie i guanti e se ne va. E a quel punto arriva il Judgment Day che accerchia AJ Styles e lo riempie di botte, letteralmente lasciandolo sul ring. Quindi AJ Styles in questo senso potrebbe essere l'ago della bilancia delle intromissioni durante l'I Quit Match di Extreme Rules. Comunque, Quindi c'è tanta carne al fuoco in questa dinamica, in questo gruppo. Si sta un parlando di secondo classe, caro, si devo sta. ringraziare Firenze 87 per la sub e Federico TK OK 95 ha rinnovato l'abbonamento per 18 mesi e Firenze che l'ha rinnovato per 15. Sta arrivando il boost train, se dovete rinnovare l'abbonamento fatelo, se vi volete abbonare fatelo e soprattutto se volete followare come ha fatto il nostro Tony Montana 009. Grazie mille a tutti. Grazie ragazzi. E per finire, è un match dove ci sono implicati i quattro del Judgment Day, Ray, Dominic, scusate, Ray e AJ Styles, quindi veramente può succedere di tutto. Vediamo. Io mi aspetto che il turning point di AJ Styles possa avvenire
Extreme Roots, vediamo contro chi, come, in che maniera si coglierebbero due piccioni con una fava, perché i gestali si troverebbero una nuova dimensione dopo un periodo un po' di accantonamento narrativo, comunque di roba debole, entrerebbe a far parte di una storyline un po' più pesante, un po' più impegnativa, e quindi bene per i gestali, speriamo. Vediamo, è un altro di quei match in cui ho molta aspettativa di quelli di Extreme Roots. Allora, io ho colto questa provocazione di Mattia Bellino 1, 2, 3 e te la rigiro così. Sarà decisivo nel match? Questo teatrino, cioè, Ray colpirà al match, durante il match, oppure sarà il motivo per cui Edge perderà? Mi aspetto che faccia qualcosa, sicuramente. Che sia decisivo e determinante, non lo so. Però è lì, probabilmente è lì, probabilmente si farà vedere. Ha tanti spunti, lo dicevamo prima, questa storia. Non è un solo uno contro uno. Lì ci sono 6-7 persone che sono in una centrifuga di eventi, quindi sicuramente mi aspetto qualcosa ancora che vada avanti nel discorso corporale. Attenzione, Tony Montana ci segnala questo, gli ho consigliato in chat di venire sul nostro Discord e di scrivere in privato al buon Seven Fiend, che dopo, visto che tanti ce lo state chiedendo, ci farà un po' da investigatore privato e farà il recap. Lui che sa tutto di questa storia. Allora, tutto. Faccio una chiusa veloce su Tommy Montana. Sul QR code ne parleremo dopo, a larghi tratti, del White Rabbit, e cercheremo di esaminare anche quello che è successo stanotte. Però se ci seguete sul server Discord, che passerà sicuramente il link, qualcuno lo linki in chat, cioè il server Discord di Michele Posa, dove la mattina seguente ogni... dopo puntata, quindi di Raw e di SmackDown, arriverà il link del video che fa Michele Posa sul suo YouTube, dove praticamente tramite gli indizi che durante la notte riusciamo a estrapolare dai QR code, lui fa un recap video di almeno 10-12 minuti intero, importante e preciso, dove vi tiene aggiornati su tutte le parti dei vari QR code e dei vari indizi che escono. Quindi dopo faremo un recap anche noi. Però seguite il Bardo su YouTube, perché a parte che giornalmente escono contenuti, però escono robe anche d'attualità come questa, in questo caso su White Rabbit, ogni mattino pranzo seguente alla puntata della notte fa un recap lui stesso di tutti gli indizi e di tutte le teorie che escono dai QR code e dal White Rabbit. Comunque ragazzi, rimaniamo un attimo in topic, grazie mille comunque a quel che sta... domande, come grazie anche a BMS345 che ha followato, grazie. Comunque, passiamo al dottore. Lei cosa ne pensa di questa situazione? Cioè, come secondo lei, dottore, che influenza avrà in questo Equit Match il nostro buon vecchio Dominic Mysterio? Anzi, buon giovane, perché è più piccolo di me, l'altro po'. Ma Dominic, cioè, dovrebbe avere un ruolo abbastanza importante, perché è un po' lui il motore dietro al Judgment Day. Perché c'è sempre questa storia di lui che vuole provocare il padre, che è arrabbiato con Ray, forse perché non lo vuole, cioè, nella storyline, cioè, da quello che vediamo, forse gli tarpa un po' le ali, forse il voler essere, cioè, forse il voler fare squadra, forse lo mette un po' l'aveva messo un po' in disparte, e quindi sì, potrebbe avere un ruolo importante, però non riesco bene a capire come, cioè esattamente come, non riesco a immaginarmi come, perché alla fine per vincere Balor dovrà far dire Edge ai quit. Però io non vedo, cioè, anche se Dominic dovesse picchiare Rey o Rey Mysterio in grosse difficoltà, visto i contrasti che ci sono stati nelle ultime settimane, io non vedo Edge che dice, cioè, che si arrende per salvare Rey Mysterio. Quindi è proprio, lo trovo intrigante proprio per questo, perché sicuramente Dominic, probabilmente anche AJ Styles, che sono stati coinvolti, potrebbero interferire, però non vedo bene come, in che modo possono poi risultare decisivi, e questo
mi mette interesse per vedere la sfida, perché non c'è niente di scontato, a parte il fatto che Dominic sicuramente, se c'è Ray a bordo lì, cercherà di provocarlo, però non vedo come fosse stato un match submission, cioè con cui finiva per sottomissione, Edge poteva essere distratto, ma lì dovrà dire I quit, quindi vedremo proprio che cosa si inventeranno. Dottore, le giro una domanda che pone un ragazzo in chat. Matteo Bellino dice: ma questo è quit match, sarà bello, no? Ma avrà sicuramente troppe interferenze. Per lei, dottore, è un problema? No, beh, se le scrivono, cioè se saranno sensate, no. Cioè, se saranno interferenze, tanto per fare, però finora in questa faida, cioè, tutti gli interventi sono stati ben scritti e li ho trovati sensati, almeno negli ultimi, cioè da Clash of the Castle in poi, il Judgment Day ha cominciato ad avere senso per come agiscono. Per cui no, non credo che le interferenze andranno a rovinare il match, anche perché poi Edge bisogna sempre vedere che, vista anche l'età, bisognerà un po' vedere che, cioè, magari possono essere utili per aiutarlo a riprendere un po' fiato durante il match, che, visto anche l'andato della nuova era Triple H, sarà abbastanza fisico, secondo me. Beh, sicuramente un match, comunque un I quit ci ha abituato sempre a dei match che sono veramente pesanti fisicamente, ma anche da seguire, no? Anche con l'ultimo che abbiamo avuto tra Rhea e Charlotte, sì, tra Ronda e Charlotte, è stato veramente una mattanza molto forte, comunque anche verbalmente, no? È stato molto molto duro come match, quindi devo dire che sì, ho hype per questo match, nonostante sia strana un po' la storia, per motivazioni stranissime anche io ho hype, cioè per questa situazione che è improbabile. Allora, no, dottore, dica. No, io spero sempre che un giorno, cioè, a parte che gliel'ha quasi detto a Ray, cioè, che ritirino fuori la storia, che nella narrativa WWE Dominic Mysterio in realtà è il figlio di Eddie Guerrero. Certo. Cioè, che ci avevano raccontato, che prima o poi glielo dica, anche se oggi gliel'ha fatto, cioè un po' Dominic l'ha detto quando fa "mi hai sempre mentito", magari si riferiva a quello. Stanotte gliel'ha tirata, sì. Who's your daddy, come mi suol dire, who's your daddy, sono io il papi. Ottima domanda, se lo sapessi te lo direi, cioè vero anche che stai tutta una faida con uomini, no? Allora, no, però Rhea Ripley venne fuori una news che aveva avuto una commozione cerebrale, se non sbaglio, circa un mesetto fa. Allora fanno bene essere cauti. Non ricordo la fonte, quindi se è affidabile tanto o poco, però venne fuori una news di questo problema, vado a memoria, mi sembra una commozione, però potrei sbagliare. Comunque mi ricordo benissimo che c'era una news che parlava di problemi fisici. Ottimo. Noi ci dissociamo da Alberto Del Rio. No, Alberto Del Rio. Noi ci dissociamo da Alberto Del Rio, il patron. Allora, passiamo al prossimo argomentozzo. Come ben sapete, nella notte di Raw c'è stato un segmento tra Seth Rollins e Matt Riddle in cui non si potevano toccare. Questo è stato un segmento molto forte, perché sono volate parole molto pesanti, ma molto pesanti, che secondo me è un grosso neo. E il grosso neo è un ex campione del mondo, Daniel Cormier, spero che l'ho pronunciato bene, perché loro lo chiamano DC, ex campione dei pesi massimi leggeri e dei pesi massimi UFC, quindi un atleta di un certo tipo. Tornando al segmento, l'ho trovato molto, molto buono, ma a me questa interferenza sinceramente non mi è piaciuta molto. Dottore, lei che ne pensa a riguardo? Ma a me, cioè, il segmento è piaciuto.
anche se poi, cioè perché si va a provocare sul, cioè, va a provocare, cioè, Rollins ha provocato Riddle con la storia dei figli, e cioè, alludendo anche a tutte le varie vicende private che un po' di tanto in tanto saltano fuori, mentre cioè, Riddle ci è andato giù duro, puntando sul fatto che Roma, che Seth Rollins alla fine arriva sempre secondo. Lui Cioè, dicono sempre, peraltro. è dietro Roman Reigns, cosa che tra l'altro anche Rollins ha fatto notare in una recente intervista Sì, è vero, l'ho letto. proprio di qualche giorno fa. Quindi cioè, questo mi è piaciuto. Cormier, boh, cioè, alla fine hanno un arbitro speciale che in America, dove le arti marziali miste, la UFC è molto seguita, sicuramente è conosciuto, fa parlare di sé. Non so poi cosa farà, potrebbe interferire, potrebbe avere. Mi sembra di aver letto che Cormier, comunque, è un appassionato di wrestling, aveva più volte mostrato questa idea di voler entrare in WWE, però se guardiamo i precedenti, non è che quelli che dalle arti marziali miste poi hanno provato a fare wrestling, tipo Cain Velasquez, abbiano poi lasciato il segno. Sì, però sinceramente io non sono un grandissimo appassionato, seguo abbastanza spesso qualche evento, però Cormier, che io sappia, è un atleta molto più improntato sulle prese, cioè non sulle prese, comunque sulla lotta libera, mettiamola così. Il No, no, ma wrestling, qui Cain Velasquez era un picchiatore praticamente, lui comunque è un sì, atleta ma che ciò non so che di wrestling comunque, cioè viene da una disciplina simile, no, ma non quindi. dico tanto per il lottato, ma quanto come personaggi. Perché poi, cioè, alla fine alcuni, cioè, sembrano personaggi, quelli della UFC, finché stanno nel loro mondo. Quando poi entrano nel wrestling, dove i personaggi sono sopra le righe, cioè, molto spesso sembrano abbastanza banali, Infatti, cioè, i personaggi. Quindi, ecco, su questo ho qualche dubbio. Poi magari si limiterà a fare l'arbitro, e l'hanno fatto per pubblicità. detto tra noi, no? Daniel Cormier sembrava un po' quello zio che fa le cose gli hamburger sulla griglia. Cioè, ma perché si compare nello stesso documento in cui uno va in giro con le ciabatte e tutto un po' sfattettone, e l'altro con una maglietta del genere. Ma certo che anche se hai una super personalità, no? Cioè, sembri lo zio che fa la persona normalissima. Adesso, dottore, le giro una domanda di un ragazzo, di Chris Ayan, un nostro storico follower, che dice: Daniel Cormier non serve in questo match, ha spostato il pronostico a favore di Matt Riddle. Secondo lei, no, Doc, può essere vero che un po' questo arbitro speciale che viene dall'MMA può spostarsi come sguardo a Riddle? Cioè, comunque in generale, sposta così tanto il pronostico? No, secondo me no. Cioè, anche perché, cioè, per me è più una questione di marketing. Cioè, o hanno l'intenzione, poi magari, come dicono i rumor, di farlo scontrare con Lesnar, allora lo vogliono presentare anche ai fan del wrestling che non seguono le arti marziali miste, magari i più giovani. Però io non credo che interferisce, anche perché si è presentato un po' come uno, come uno neutrale, come uno che arbitrerà. Seguendo le regole, quindi non penso che si metterà a litigare, anche perché poi il fight pit non è che l'arbitro ha un ruolo, poi così almeno nei due precedenti, di interferenza. E per me è più una cosa pubblicitaria, questo di Cormier, che ha un grosso nome negli Stati Uniti, lo porti così ne parlano anche chi non parla generalmente di wrestling. Però io non gli darei così tanta importanza, al di là della pubblicità che ha generato. Ragazzi, per chi non lo sapesse, questa è la struttura del Fight Pit, è molto, 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 molto strana. Comunque un match tipo MMA. Seven, ma una spiegatina delle regole gliela diamo ai ragazzi? E Beh, le anche un regole commentino sono su questo promo, che c'è stato, che è stato molto vecchia a scuola. Ma sul promo io sinceramente devo essere sincero, a me, al di là delle parole, a me è piaciuto, fondamentalmente è piaciuto,
Sì, magari ci sono qualche piccolo appiglio dove uno può anche contestare i punti tirati in ballo da Riddle a livello temporale, a livello di collocazione, però sono cose che si torna sempre lì, magari i mainstream passano e non vanno tanto a vedere poi le date precise di chi ha fatto prima o dopo un main event di WrestleMania rispetto al marito o alla moglie, se l'ha fatto veramente Seth, oppure se l'è preso con la valigetta. Insomma, il problema è stato, secondo me, per la rivalità che c'è in Ballora, consistente. E mi è accaduto quando è apparso Daniel Cormier, ma non perché Daniel Cormier lo trovo fuori luogo. In un contesto del genere ci sta anche, sia per la stipulazione che per i trascorsi di Riddle, quindi può anche starci. Secondo me è stato tirato fuori un pochino troppo in dirittura d'arrivo, quando la rivalità era costruita su delle risse furibonde durante gli ultimi Raw, botte da Orbi. Ieri sera hanno fatto questo segmento dove non ti puoi toccare, e è stato un po' come mettere un tappo a una bombola del gas che sta per esplodere. Quindi non lo so, o esplodono davvero nel fight pit, lo vedremo, o se no, non lo so. Mi ha fatto un po' da freno, questo intervento dell'arbitro esterno. Detto questo, il fight pit lo vedete a schermo. Il fight pit è praticamente, partendo dalla base, è uno steel cage match, perché se guardate sotto, la parte sotto è praticamente la gabbia di uno steel cage, con la differenza che non ci sono le corde, e sopra, nella parte dove uno potrebbe scavalcare per uscire dallo steel cage, c'è un ulteriore quadrato, con una terrazzata, diciamo, come una camminata. Se vedete dintorno ci sono questi ripiani, che fanno una sorta di camminatoio, come se fossero dei terrazzi, dove uno si può arrampicare, salire lì sopra e combattere anche lì sopra. Ovviamente lì dentro vale tutto: Arby, botte da Arby, cioè la squalifica qui non c'è, pin o sottomissione. Ci sarà l'arbitro speciale. Generalmente l'abbiamo visto in questi match NXT, almeno tre, se non sbaglio, di cui uno è già stato anche Riddle. Due. Due ce ne sono stati, sì, ok. Riddle, se non sbaglio, contro Timothy Sì. Thatcher. E un altro, mi ricordo, c'era Ciampa. Comunque è un match che nel main roster è al debutto, si presta per la stipulazione di Extreme Rules, ne vedremo due. Quindi bene, curiosità anche per chi non l'ha mai visto, secondo me può essere interessante. Che dire, l'arbitro sembra, per inclinazione professionale, essere teoricamente quello che garantisce un tipo di match un pochino più in stile Riddle, visto il background. Però poi magari su questo ci giocano, vedremo. Vedremo. La domanda è: ne sentivi bisogno di quest'arbitro? Personalmente no. Personalmente no, è la prima cosa che ho pensato quando l'ho visto annunciato sul Twitter di WWE. Ho detto: ma perché? Questa, come mai? Poi vabbè, ho cercato di ragionare, visto il background che ha, magari può essere un ingrediente che dà ulteriore incertezza, perché ora tutti dicono: forse favorisce Riddle, e potrebbe fare esattamente il contrario. Quindi è una cosa in più. Prendiamocela, vediamo, e a fine match tireremo le somme. Allora, innanzitutto ringraziamo Dex93 per il follow e rispondiamo al volo a un paio di domande rapide, rapide, che sono innanzitutto, quando sarà la live dei pronostici? Che è giovedì, no? Giovedì Oppure... sera, ore 22, live dei pronostici. E poi, non è una domanda, ma io vi rispondo lo stesso. Che dice: vuole vedere questo nuovo evento? Starà con noi in compagnia. Se volete stare con noi in compagnia e guardare l'evento, visto che non c'è il commento in italiano, noi facciamo una specie di cazzeggio, mettiamola così. Venite in live con noi, venite a sentire la live con noi. Sabato Iniziamo l'1 notte e alle 1 mezza, e sempre qui ah, su Twitch. Lasciate un follow se non l'avete. esatto. E quindi proseguiamo. Sabato alle 1:30. E adesso a te che piace speculare, no? Ti butto là la bomba. Boom.
Sì, avevo letto questo commento, tra l'altro anche un altro utente prima ha citato Lesnar come arrivo. Io vi dico la verità, non aspettatevelo, perché per me è completamente fuori contesto in questo momento. Tra l'altro, magari non per togliervi l'hype, ma è uscito un rumor ieri. Il rumor tra l'altro era doppio, anzi ieri l'altro. Uno riguardava Orton, uno riguardava Lesnar. Su Orton sembra che abbia avuto problemi di recidiva o comunque nel risolvere il suo infortunio, e si parla che non lo vedremo almeno fino alla Rumble. Questo è Randy Orton. Mentre per Lesnar sembra che in schedulazione non ci siano impegni almeno fino a Day One, che è il pay-per-view che ci sarà il 1° di gennaio. Questi sono rumors, quindi prendetela con le molle. È passato, quindi per dovere di cronaca l'abbiamo letto noi, è giusto che insomma che venga alla portata di tutti, perché magari vi aspettate Lesnar, e secondo me Lesnar in questo momento qui è un po' lontano, però magari torna e la sorpresa è doppia, nel senso, chi lo sa, però ecco, io non ci farei tanto la bocca. Oltretutto, il nostro buon vecchio zio Seth Rollins ha deciso che non deve rompere le palle solo una persona, ma anche un'altra. Infatti, dopo il match tra Mustafa Ali e Bobby Lashley, ha attaccato l'Almighty, il campione degli Stati Uniti. Seven Fiend, lei cosa ne pensa di questo match? Come pensa che sarà questa Raw Review? Quando stanotte è arrivato dal nulla dopo il match con Ali, ho detto vabbè, questa come mai? Perché? Cos'è successo? È impazzito Seth Rollins. E in verità ce l'hanno raccontata un po' come... Allora, subito dopo il match di Lashley e Ali, ci sarebbe stato il faccia a faccia tra Seth e Riddle. E il fare di Seth mi ha dato anche un po'... Cioè, io almeno l'ho percepito così, come dai, adesso toglietevi dalle scatole che tocca a noi. Quindi è arrivato, ha fatto lo stomp della serie andatevene. Tra l'altro poi quando è entrato sul ring l'ha anche detto una cosa del genere, del tipo dai, veniamo al sodo, ho anche pulito il ring, quindi forza, andiamo parliamo di cose serie. Poi cosa succede? Dopo il faccia a faccia con Riddle, dopo un po' nel corso della puntata, si va nel backstage, c'è Bobby Lashley che ha ricevuto due stomp da Seth Rollins praticamente gratuiti. Uno, il secondo tra l'altro sulla cintura. C'è Lashley nel backstage dal dottore, che è in infermeria, che si fa insomma dare una controllata, che è super infuriato perché dice: ma questo cosa vuole? Ma perché? Ma ora basta, ok, ora ci penso io, prossima settimana a Raw, che sarà la season premiere, voglio Seth Rollins sul ring e metterò anche in palio il titolo. Quindi da un'aggressione che sembrava fatta per dai, andatevene fuori dalle scatole che ora c'ho da fare il mio promo, alla fine ha ricevuto un ok istantaneo e uno scatenamento totale da parte di Lashley, che ora l'aspetta lunedì prossimo, quindi subito dopo Extreme Rules, qualunque sia il risultato del match tra Seth e Riddle, Seth avrà l'opportunità di confrontarsi con Bobby Lashley, quindi carne al fuoco anche per il prossimo Raw. Una cosa un pochino parallela al percorso che sta facendo ora, interessante. Vediamo se ci saranno degli sviluppi. Di certo è un match da vedere, perché Lashley è costruito negli ultimi mesi come una macchina da guerra, distruttrice. Seth è un po' altalenante, però ha questa vena un po' da matto che può arrivare ovunque. Seth è Seth, quindi vediamo. Interessante anche questa deviazione, seppur temporanea. Vedremo se sarà temporanea. Però è interessante. Chris Andy ci ha fatto capire di avere ancora un conto sospeso con Lashley, visto che nelle scorse settimane ci ricordavo quel match, l'abbiamo visto se non sarebbe intromesso Matt Riddle. Sì, è verissimo, verissimo.